la cosa che mi ha detto il mio maestro di tamburo, non mi interessa molto da dove arriva, ma quello che mi fa piacere è che da me si suona. Bravo. Quello che dice, è inutile che io vada a cercare la lira calabrese, da dove arriva. Fondamentalmente tutti gli strumenti a arco, corde e arco, vengono tutti dal Medio Oriente. Però la lira calabrese suona in Calabria. Tre corde, se ne stuzzica una e con l'archetto si lavora nella zona della Calabria. La zampogna, tutti gli strumenti a odre sono stati portati dai romani in giro per il Mediterraneo, infatti si suonano in tutto il Mediterraneo. Ma si suona pure la cornamusa. I romani sono arrivati fino ai confini della Scozia. Ma chi le passavano con pappagalli e orsi? Quindi, figurati. Sì, penso che siano stati loro. I romani hanno portato questo triculum. Detto bene? Questo triculum, che non era una zampogna come oggi, chiaramente faceva un suono molto più stridente, e lo adoperavano addirittura in alcuni casi come arma contro i cavalli avversari. Lo usavano un po' come lo usano ancora oggi i reggimenti scozzesi, no? Per darsi gli ordini. Con le cornamuse. Sì. E certo, lo strumento serviva anche i tamburellini. Ed era, la zampogna era lo strumento dei pastori, era lo strumento dei pastori la zampogna. Pastori, zampogna e ciaramella. 10.000 sono rimasti. Quindi noi, ma sì, anni facevamo parte di una musicale.